Fulvio Colovati, campione di calcio ma anche appassionato di buon bere e dunque presente a questo evento del Consorzio di Tutela Vini dell'Abruzzo, quale è l'etichetta che tiene nella sua piccola cantina Fulvio Colovati di quelle abruzzesi? L'etichetta è, diciamo, il Montepulciano in genere, è un vino che apprezzo molto. Andando soprattutto al tipo di vita che faccio, perché vado spesso nei ristoranti, per cui la cosa che chiedo spesso è il Montepulciano d'Abruzzo, oppure anche a casa qualche volta quando vado magari in qualche enoteca. Però ripeto, questa sera la mia partecipazione è stata una partecipazione più che altro di immagine, perché è chiaro che la serata era dedicata tutto al vino ed è giusto che sia così. Mi fa piacere che questo tipo di iniziative della la regione Abruzzo cominci a comprendere cosa significhi fare comunicazione, perché il prodotto è ottimo. Il prodotto è ottimo, bisogna solo espanderlo, farlo conoscere, fare marketing, immagine. Io da uomo di pubblicità, perché è una società di pubblicità, vi posso garantire che è così. Ci sono dei prodotti inferiori che probabilmente hanno più visibilità, più allure, però non certamente la credibilità del Montepulciano d'Abruzzo. Una credibilità che sta conquistando e che sta guadagnando sul campo, come testimoniano i giudizi lusinghieri sempre di più da parte delle guide. La serietà delle persone dell'Abruzzo, delle persone che lavorano a questo tipo di prodotto, lo testimoniano. Abbiamo sentito Vespa che ha parlato di gente molto dura, testarda, tosta, e il prodotto non poteva altro che essere ottimo. Ma io dico il Montepulciano, ma parlo qualsiasi tipo dell'Abruzzo, che adesso non è inutile che mi metta a fare dei nomi. Ripeto, tutti gli imprenditori, i produttori di vini devono rendersi conto che il mondo si sta espandendo, ormai c'è il web, c'è internet, c'è l'estero soprattutto, non si può pensare di avere solo un mercato in Italia, per cui bisogna lavorare in quell'ottica lì. Perfetto, grazie mille.